non l'hai già fatto. Avviata la registrazione. Ok, perfetto. Buonasera a tutti. Siamo a metà lavoro, perché siamo al terzo, più di metà quasi, al terzo incontro sui cinque. In questi giorni ci siamo trovati un paio di volte con Luca, con la professoressa Bassi, per rielaborare quanto è emerso durante gli incontri, e il risultato finale andremo a discuterlo oggi. Difatti, diciamo che questo è il programma per oggi, proprio quello della condivisione delle criticità più rilevanti e conseguente poi analisi degli obiettivi. Sicuramente lo sapete già, ma con Luca abbiamo deciso appunto di ribadire che per tutte le attività che stiamo svolgendo come ASPO è possibile seguire il canale di Telegram o di YouTube, oppure iscriversi alla newsletter. Questo si sta rilevando veramente uno strumento interessante per seguire magari anche chi non riesce a partecipare a tutti gli incontri, a rimanere aggiornato sul tema. Come dicevo, ci siamo incontrati più volte in questo periodo con Luca e con la prof Bassi, e il risultato è stato quello di aver fatto proprio l'analisi SWOT, che l'abbiamo pubblicata sui vari canali. E il passo successivo è stato quello di andare a ottenere questo, che è l'albero dei problemi. Prof, visto che l'ho coinvolta poco sulla parte pratica, ci spiega un po' come mai abbiamo fatto questa roba qua, come mai abbiamo seguito questo schema e cosa ci porta a quello che andremo veramente brevemente a fare oggi. Allora, prima di tutto abbiamo fatto un lavoro che l'ha fatto Francesco, in gran parte il lavoro è stato quello di, magari rimettiamo la SWOT, anche se è già stata inviata via mail piuttosto che attraverso gli altri canali. Ecco. Quindi se vi ricordate, sì, vi ricordate, scusate. Abbiamo finora, insomma, anche in maniera un po' disordinata, però abbiamo fatto un elenco di elementi positivi ed elementi negativi che caratterizzano la castanicoltura delle valli del Natisone, valli del Torre, castanicoltura tradizionale, castanicoltura moderna. Quindi una sorta, quella che viene chiamato di brainstorming. Quindi sono uscite tantissime, tantissime informazioni, tutte molto interessanti. E quindi il lavoro che ha fatto prevalentemente Francesco è stato quello di verificare se c'erano delle ripetizioni, magari mettere assieme alcune informazioni in modo da ridurre alcuni elementi laddove ovviamente pertinente, e poi ecco, indicarli con queste terminologie, che sono terminologie tecniche, ma insomma con cui siamo abbastanza che siamo abbastanza abituati ad ascoltare, no? I punti di forza, i punti di debolezza, che sono quelli interni al contesto di riferimento, cioè la castanicoltura delle valli, e poi quali sono le opportunità che vengono dall'esterno, piuttosto che le minacce che vengono dall'esterno. Ecco, quindi questa è stata questo tipo di riaggregazione, perché questo è il punto di partenza per le fasi successive, dove le fasi successive sono state proprio, sono, perché oggi iniziamo a ragionare su una di queste fasi successive, è stata in che cosa è consistita, che lavoro abbiamo fatto in questa settimana. Abbiamo preso i punti di debolezza, principalmente i punti di debolezza, quindi i problemi, le criticità, e abbiamo cercato di capire qual è il collegamento, un collegamento causa-effetto tra le diverse criticità. Cioè, vale a dire, ci sono dei problemi che sono causa di altri problemi, e quindi se noi risolviamo quelli che sono alla base, di fatto andiamo a risolvere i problemi sovraordinati. E nel far questo abbiamo tenuto conto anche degli altri, di tutti gli elementi emersi, altri invece li prenderemo in considerazione successivamente. Ecco, possiamo andare, Francesco, ecco, mi sembra di essere nelle presentazioni dei VIP di una volta, no? Che avevano chi li aiutava a presentare le slide. Ecco, il lavoro che abbiamo fatto è questo. Sì, ecco, mettiamo anche l'altro. Manca una colonna, appositamente, volutamente, manca una colonna. Francesco? La scopriamo dopo. La scopriamo dopo, ci tiene Sì, nascosto. Vi tiene esatto. nascosto.
Allora, sostanzialmente abbiamo fatto questo, ci siamo andati a capire appunto, dati tanti problemi emersi, se c'era una relazione di questo tipo. E qui adesso dopo vi illustrerà Francesco elemento per elemento, io parto solamente da questa schermata per dire, ecco, la produzione castanicola è emerso che insomma c'è una produzione ancora scarsa castanicola. Qual è la causa? È questo che dovevamo cercare di capire. Qual è la causa per cui la causa, di fatto le cause, come vedete, per cui la produzione castanicola è scarsa? E qui appunto vi dirà Francesco. Quindi il lavoro che faremo oggi è di verificare assieme a voi, assieme a tutti voi che conoscete il settore castanicoltura e il territorio, valli, Natisone e Torre, se i collegamenti sono corretti, se mancano degli elementi e quindi vanno aggiunti, oppure alcuni sono ridondanti e quindi vanno tolti. Quindi il ragionamento che faremo oggi, quello proprio sui problemi. Quindi anche facciamo pure emergere anche altri problemi che sono problemi rilevanti, problemi molto importanti per intervenire su questo problema principale, questo problema specifico che è quella della castanicoltura scarsa e così per gli altri problemi specifici che sono stati individuati. Ecco, io mi fermerei qui e ritornerei la parola a Francesco. Grazie. Come diceva la prof, quello che noi vediamo nella colonna del problema intermedio e poi quello che sarà successivo, sono tutti elementi che sono venuti fuori dagli scorsi incontri, no? Magari noi li abbiamo solo un po' rielaborati, qualcuno integrato perché risultava a metà. Quindi è tutto un materiale, è tutta farina del nostro sacco, visto che si parlerà anche di trasformati, no? Appunto, i problematicità principali che sono emerse sono tre. Sono legate alla mancanza di produzione di castagne, il fratto della castagna non valorizzata e la mancanza di sensibilizzazioni. Questi sono i tre grossi temi. Noi poi su ognuno ci andremo a concentrare e partiamo proprio quello della mancanza di produzione, no? Quindi della scarsità di prodotto. Quelli che sono, secondo noi, quelli che sono i temi emersi, i problemi emersi, poi è quello che è riguardante le superfici, quindi non ci sono superfici disponibili. Quello relativo al problema che inizialmente i castanicoltori locali sono scettici su tecniche di gestione del castagnetto, diverse da quelle abituali, barra tradizionali. Un tema fortissimo, secondo me, su cui bisognerà fare diversi ragionamenti, è quello della mancanza di propagazione poi delle nostre varietà, quindi la creazione di nuove piante, e è quello che mancano aziende agricole che investano sul settore. Io dico la verità, coinvolgerei subito un'azienda agricola e vorrei, Marianna, se riesci. Perché so che ci sono ogni tanto problemi di connessione, proprio sulla questione della produzione di castagne. Buonasera a Abbiamo tutti. dimenticato qualcosa? In Inerente alle superfici o le problematiche? generale, secondo te è riassumibile, diciamo, in queste quattro tre tematiche principali, poi io andrò a scoprire anche le diverse, poi si articola di più, però in questa fase preferirei tenere coperto per non influenzare troppo anche le Ma risposte penso sì fino a che quel questi dialogo. sono i problemi che hanno un po' rallentato diciamo l'interesse delle aziende verso questo frutto. È ovvio che se devo comparare io come azienda la castagna alla mela, che è il nostro prodotto principale, la mela è molto più semplice, no? In termini di semplice. Prendetela così, è più redditizia, è più semplice ricavare un reddito attualmente dalla castagna, bisogna investire un po' più energie perché comunque è un mercato completamente differente, bisogna entrare in un mercato del genere. È giusto rimanere con un'ottica tradizionale, però per entrare nel mercato bisogna stare al passo coi tempi perché non si può pensare di arrivare con le castagne come siamo abituati adesso, perché la gente vuole un prodotto che duri,
soprattutto il commerciante o il negoziante, e deve essere un prodotto sicuro, non deve essere un prodotto guasto, che sono i problemi in cui cadiamo adesso. Sì, ho scoperto l'ultima colonna, in effetti gli elementi che hai fatto, che hai sottolineato tu, erano proprio quelli centrali che andremo a vedere anche sulla trasformazione, no? Ma perché dici che non è redditizia adesso la castagna, secondo te? Allora, cioè, abbiamo dunque, non è redditizia. Un po' ce l'abbiamo. Sì, allora, abbiamo un buon prodotto. Io vi dico il mio punto di vista, cioè, da azienda di come vedo adesso il mercato. Per iniziare adesso a lavorare sul mercato con le castagne che abbiamo, dobbiamo investire molte risorse, molte energie, perché comunque dobbiamo farla conoscere. Penso che a parità di altri prodotti, mele, pere, in cui il consumatore finale è già preparato, la castagna è un prodotto diverso, è un prodotto che viene utilizzato in maniera minore. Per cui non dico che non porti reddito, ma per arrivare al reddito bisognerà lavorare. Non so Sì, se. quindi secondo te, diciamo, è più una parte di valorizzazione poi del prodotto che non di produzione? O Bisogna far conoscere il nostro prodotto. Noi arriviamo sul mercato, arriveremo sul mercato, arriviamo, ma perché comunque qualcosa c'è sì. già, con un prodotto differente da quello che c'è sul mercato nazionale, sui banchi del supermercato, perché quando bisogna pensare al consumatore finale, dobbiamo pensare non al consumatore che viene al mercato nostro, una festa delle castagne nostra. Dobbiamo pensare al consumatore che va a comprare al supermercato, che è abituato a comprare una castagna che è diversa dal punto di vista delle dimensioni, perché purtroppo il consumatore compra con l'occhio principalmente, e quindi dobbiamo spiegare perché il nostro prodotto è più piccolo ma più buono. Bisogna partire da questo. Noi lo diamo per scontato tante volte, perché io mi ritrovo con la gente che mi dice le nostre sono più buone. Sì, io ti do ragione che le nostre castagne Però, sono più buone, ma il consumatore finale bisogna formarlo. È ma come quando. abbiamo le produzioni per arrivare sul scaffale del supermercato? Cioè, tu che No, comunque hai a che fare con diverse realtà, secondo te adesso abbiamo quella possibilità lì di No, creare... avremo la possibilità di arrivare non sullo scaffale del supermercato. Io di mio il Oh, no. supermercato lo vedo già con un'ottica un po' storta, no? Non è che mi piaccia Certo. pensare ai nostri prodotti sullo scaffale del supermercato, perché lì ci finisce di tutto e di No, più. no, certo, ma Però io dico come quantità. Io facevo l'esempio del supermercato perché sappiamo che ci sono dei contratti per arrivare lì e comunque che garantiscono una produzione. Noi siamo nelle sulla piattaforma. condizioni attualmente per fare questo discorso? Penso che se coinvolgessimo qualche proprietario in più, avremmo la possibilità di arrivare sulle piattaforme del mercato nostri di Udine e Trieste. Ho capito. Adesso come adesso. Però bisogna appunto spiegare alla gente, farle entrare nell'ottica che bisogna tirar su un prodotto vendibile, quello che è più piccolo, lo scarto va trasformato. Certo. O differenziare, secondo O me. Magari differenziare. vediamo, magari Io vedo vediamo. che sulle piattaforme del mercato, sia di Udine che di Trieste, arriva la roba dalla Slovenia e dalla Bosnia, e come diciamo tipo di castagna, come dimensione, come aspetto, possiamo paragonarle alle nostre, e vedo che la gente le compra e sono quotate anche bene. Quindi c'è una forte concorrenza, dice, anche a livello di Bah, Est-Europa. forte concorrenza. Penso che in questo momento la regione sta spuntando tantissimo al prodotto locale. E vedo che c'è molto interesse da parte anche dei commercianti al prodotto locale, quindi
non parlerei proprio di concorrenza in questo momento, penso sia un momento favorevole per fare questo discorso adesso. Vi faccio l'esempio, possiamo paragonare quello che sono le castagne adesso a quello che è l'argomento nocciole, si sta puntando tanto alla filiera italiana. Con i rischi che ha, ovviamente. Grazie Mariana. Sono rischi imprenditoriali. Difatti, uno degli elementi che dopo andremo ad analizzare è proprio la questione delle aziende, no? Perché quello che è emerso appunto è che la castanicoltura nelle valli del Natisone è più un elemento hobbistico che aziendale. Cioè, ci sono poche le aziende che comunque non sono molte le aziende che hanno questo settore come prevalente, comunque come forte accesso al reddito, cioè garante del reddito, diciamo così, no? Mica, secondo te, qual è il problema? Perché Astregna, che era terra di castagne per eccellenza, produciamo meno castagne? Abbiamo ancora le superfici di una volta? È una domanda retorica, perché dopo abbiamo tirato fuori dei dati e sono venuti fuori, secondo me, i peli dritti. Attualmente a Stregna risultano sul portale regionali, accesso SIAN, più o meno 8 ettari di castagneto, se non ricordo male. Castagneto che non produce molto, perché esatto. Qui abbiamo già discusso tanto sul discorso dell'abbandono del castagni storici, perché quello che abbiamo noi sono i castagni storici, i castagni vecchi, quelli di una volta, quelli che sono rimasti producono bene, ma quelli che sono finiti nel bosco, soffocati, magari hanno qualche po' di produzione, però bisognerebbe pulire e poi vedere cosa si può recuperare. Cioè, nel breve tempo possiamo recuperare, secondo me, si può recuperare molta produzione, però puntando andando in cerca dei castagneti vecchi ancora produttivi che magari non vengono sfruttati proprio perché sono in posti non puliti, diciamo, non recuperati. Quindi, se si vuole, ed è questo discorso, io non saprei neanche quantificare, No, difatti, però vedi, sono già emersi due approcci e sono stati ribaditi in realtà. Uno proprio quello che secondo noi è emerso, quello che manca una catalogazione, no? E anche prima parlavamo con Amedeo, in effetti, persa una generazione, si rischia di perdere veramente tutta la conoscenza sulla castanicoltura, anche sulla vocazione dei terreni, sulla presenza dei castagneti storici, no? E, uno dei lavori. Potrebbe essere utile andare a catalogare e poi andare a intervenire per fare dei ripristini, oppure vale la pena anche agire magari un po' con altri approcci, non per forza con la catalogazione del vecchio, ma anche andare a fare test nuovi, ad esempio, perché magari si può pensare anche di far quello. Si può seguire anche diverse strade, però quella della catalogazione, della ricerca quella è una cosa la più importante, perché lì consentirebbe, se sinceramente io ho delle superfici di castagni di proprietà della mia famiglia, che sono da anni che non vedo, che non vado a vedere come sono, eccetera. Per fare un esempio questo, no? Quindi quello di andare in cerca, catalogare quello che c'è, vedere se è recuperabile, è un passo importante. Poi si può fare anche altre azioni, non so, andando a innestare, a pulire dove ci sono magari anche piante di castagno, magari non che non sono state innestate e che comunque producono qualcosa, però
è chiaro che andrebbero tolte, poi diciamo magari integrate con degli innesti, ecco, sul posto. Sono esperienze che io ho cercato di fare qualcosa, ma non saprei dare indicazioni. No, sugli innesti abbiamo visto che è una delle problematicità, difatti dopo affronteremo nello specifico il tema. Luca, sui recuperi dei terreni. Ma allora, insomma, chissà, non è proprio a caso, diciamo, questo primo punto, no? Poi magari Francesco ti invita a parlare anche sugli altri, perché altrimenti non si riuscirà a andare quanto, no? Ma io penso un po' alla domanda, cioè la domanda qui vorrei provare a dare una risposta è: cosa può fare l'associazione fondiaria per favorire questo processo? No? Allora, l'associazione fondiaria fa massa critica, nel senso, ci siamo resi conto subito che se c'è un terreno abbandonato è perché comunque i costi, no, soprattutto di manutenzione di quel terreno, non tanto di ripristino, il ripristino è quasi un investimento iniziale, non dico a fondo perso, però quasi, no? Però poi mantenere l'attività di manutenzione, di pulizia sotto su una superficie, che sia una superficie prativa, ma che sia anche una superficie a castagneto, è un po' la cosa complicata, no? Nel senso, io credo che anche l'associazione fondiaria, per come anche adesso l'abbiamo più o meno un po' strutturata, e diciamo che la vocazione è soprattutto il potenziamento dell'attività pascoliva, appunto per il mantenimento delle superfici prative in questo momento qui, e magari con qualche prospettiva anche se semiculturale, ma poi lo vedremo magari in futuro questo, attraverso appunto questa attività della zootecnia può contribuire in maniera estremamente determinante alla manutenzione delle superfici, no? Quindi, cioè, nel senso, anche quando è venuta in mente questa idea qua, se vogliamo, proprio della catalogazione delle aree, no? Si parlava di vocazione dei terreni. Sappiamo benissimo che buona metà dei versanti delle nostre montagne potrebbero essere assolutamente compatibili con la castagnicoltura, no? E anche gran parte delle dorsali, no? Di fatto delle nostre valli. Però, nel senso, io credo che un lavoro appunto legato alla catalogazione, non solamente a capire dove storicamente c'era, però capire anche dove magari le condizioni orografiche, no? E quindi vuol dire magari la presenza di roccia, le pendenze, eccetera, di fatto magari affiancato a una presenza pascoliva nelle aree limitrofe rispetto a quelle che sono le superfici dove adesso noi stiamo già lavorando, io sono convinto che non è poi così tanto difficile, no? Se vogliamo mantenere pulite queste superfici una volta recuperate. Detto questo, una volta che comunque dovremmo riuscire, secondo me, a tenere pulite queste superfici, bisogna capire che cosa fare anche di questo valore aggiunto di quelle superfici lì, che è il castagno che è presente, è il frutto che è presente, no? Vabbè, abbiamo visto che comunque, insomma, una bella prospettiva è anche quella di andare a lavorare sui nuovi innesti, no? Quindi sulle marze, eccetera. E ovviamente l'associazione fondiaria non è che pretende di sostituirsi alla volontà di chi vuole fare castagnicoltura. Cioè, nel senso, io credo, Michele, poi magari ne parleremo, però nel momento in cui noi riusciamo a mettere in piedi dei progetti dove recuperiamo i castagneti, riusciamo comunque a mantenerli, perché riusciamo a metterci sopra attività pascoliva. Se poi il proprietario vuole svolgere per conto suo l'attività di raccogliere le castagne, proprio quel che mi riguarda, è liberissimo di farlo. Cioè, nel senso, non vogliamo assolutamente sostituirci ai proprietari. Ma dall'altra parte, credo che possiamo avere comunque la prospettiva di dire, beh, guarda, insomma, se non vuoi neanche andare a raccogliere le castagne che ti cadono a rastrellare quei 4 orici lì, se vuoi te lo facciamo noi. Però, insomma, deve essere un tacito d'accordo, no? Nel senso, magari ti possiamo lasciare le castagne per un utilizzo personale, però magari se deve subentrare un aspetto un po' più commerciale, ovviamente chi fa il lavoro deve un po' anche tirarci fuori qualche reddito. Io credo che, insomma, le prospettive dell'associazione fondiaria rispetto a come l'abbiamo imbastita siano più o meno queste, no? E l'idea credo che
nel momento in cui dovessimo lanciare, se vogliamo, aprire la raccolta di superfici di carattere, diciamo, con la presenza di castagni all'interno della stazione fondiaria, sono questi i patti che noi andremo a fare con i nostri soci. Cosa dici, Michele? Ma sì, mi sembra che hai azzeccato tutti i problemi. E anche, mi pare un discorso chiaro e percorribile quello che hai fatto, insomma. Cioè, Luca, no? Nel senso l'attività. Poi auspichiamo ovviamente, no, che ci siano delle aziende che si sviluppi sempre di più. Però ovviamente noi dobbiamo tutelare anche quelli che sono gli interessi dei soci, che di fatto sono un po'... Certo. Sono un po'... Luca, però io mi metto nelle condizioni di un'azienda agricola come quella della Marianna, come Marco, magari, che comunque non è proprio un'azienda agricola, un castanicoltore hobbista, ma che magari ci pensa, o dei vari, no? E, l'ASFO. Il microfono. Ah, però, era già un tema emerso anche negli altri incontri. La questione degli affitti, perché il castagno, a differenza magari del prato, ovviamente entra in produzione con periodi molto più, cioè, più lunghi. Io credo che su un castagno, su un castagno prima delle nostre varietà di 7-8 anni non entra in produzione. Con le varietà magari, diciamo, con gli ibridi qualcosa si recupera in qualche anno, comunque sono dei tempi abbastanza lunghi, no? Uno dei temi emersi era appunto che non abbiamo verificato anche la disponibilità dei proprietari ad eseguire miglioramenti, azioni di ripristino in questo senso. Ma la nostra sfida, secondo me, e magari dopo vediamo se concordano anche gli altri, è anche dopo garantire la possibilità di condurre i terreni, no? Certo. E quindi ragionare sugli affitti lunghi. Certo, ma io credo, no? Che... Quindi sarà fondamentale anche questo passaggio qua, secondo me, proprio anche per garantire dopo magari un'azienda agricola che ci interessa, che interessa appunto investire. Perché uno dei problemi grossi, secondo me, è proprio anche l'entrata in produzione di questa pianta, che può avere un problema. Cioè, non entra in produzione subito col melo in 2-3 anni, in 5 anni, diciamo, è già iniziato a avere grosse produzioni, col castagno no. Secondo me quello lì si risolve appunto con degli affitti, ragionando bene con gli affitti dell'ASFO. È anche vero che l'ASFO, come dicevi tu prima, può porsi come soggetto che può agevolare il recupero. Il recupero e la manutenzione, no? Esatto. Ma io credo, guarda, che anche rispetto allo stato attuale, dove di fatto anche i proprietari che non curano quei fondi, di fatto non è che si impegnano a tenere pulito, perché la stragrande maggioranza sono abbandonati. Io sono abbastanza convinto che se noi gli diciamo dacci qualche castagneto perché te lo recuperiamo, noi lo vincoliamo per 5-10 anni, quello che si deciderà, io credo che ci sia la disponibilità da parte dei soci dell'ASPO, sai? Nel senso, fra 10 anni ti restituiamo un castagneto che produce. E secondo me non arriverà la richiesta di averlo indietro, non almeno non in maniera così diretta, perché dovrebbero comunque poi continuare ad assumersi le operazioni di manutenzione. È un po' lo stesso discorso fatto con i terreni, non è molto diverso. Certo, ma è un po' più lungo. Franco, Juraj, cosa ne pensi? Ma, tu sei messo un po' più pratico dopo. Cosa conosci la nostra gente? Sono della tua idea, di quella degli affitti lunghi, è importante, perché Luca adesso ha detto dopo 10 anni possiamo ritornare a un castagneto efficiente. Ma chi si prende il carico prima arriva a quella scadenza che arriva proprio nel momento in cui il castagno dovrebbe cominciare a produrre, se non parliamo di castagni vecchi. Quindi si ritrova dopo con un punto di domanda: cosa faccio? Mi rimangono i terreni? Non mi rimangono? Impianto un discorso su 10 anni soltanto, è troppo poco. Quindi quello degli affitti è una cosa importante. Un'altra cosa, riprendo un po' il discorso della Marianna prima,
Noi abbiamo un prodotto che è la castagna, cioè quello che noi vendiamo al minuto e che viene venduto fresco, che è un tempo molto corto, perché non è che hai tempo di tenerlo sul mercato mesi, si riduce in un mese e mezzo, due. E in quel periodo lì sappiamo che la nostra castagna non dura tanto tempo, quindi bisogna andare a cercare un sistema diverso di portarlo sul mercato, di valorizzare il prodotto e di trasformarlo. Perché dopo una settimana, come adesso ovviamente con i terreni come sono adesso, con il bosco che è sporco sia nel fondo che nella vegetazione in giro le piante, non ci permette di portare fuori un prodotto sano. È un prodotto Ma che... questo è appunto... Questo è proprio per il metodo di digestione che abbiamo, no? Uno, esatto. Secondo me, anzi, non secondo me, uno che abbiamo constatato è proprio la pressione del bosco. Il fatto di avere delle superfici molto piccole, no? Fa molta pressione e soprattutto l'evoluzione della cilia, che è questa mosca, appunto, che va a creare il verme che conosciamo benissimo sulla castagna, che è uno dei grossi problemi nostri, no? E quindi, secondo me, il fatto della coltivazione già potrebbe risolvere, cioè questo è un grosso problema, proprio della coltivazione, che abbiamo dei piccoli appezzamenti. Secondo me, se noi riusciremo appunto a intanto ad andare ad agire anche sui castagnetti, a creare la pulizia dei castagnetti, ad avere i proprietari che concedono queste superfici lì, no? Per fare questi interventi, e poi il fatto che possiamo andare a catalogare queste superfici nostre per poter progettare poi, come è stato fatto in realtà per l'ASFO, sembra di no, ma a monte di tutti gli interventi c'è stato un grosso studio di dove andare ad agire. Questo qua potrebbe pesantemente influenzare positivamente il fatto della produzione, no? Perché facendo quello che mi ha insegnato la prof Bassi, no? Che abbiamo fatto, il ragionamento è appunto: se noi abbiamo catalogato i nostri terreni, se noi abbiamo la disponibilità dei proprietari che non riescono magari di loro a fare i lavori di recupero, se iniziamo a recuperarli poi, e dall'altra, questo soprattutto per la castagnicoltura tradizionale, dall'altra parte, se noi abbiamo dei terreni utilizzabili senza dover andare a fare grosse lavorazioni, penso a quello che è stato fatto, l'eccellente lavoro delle tre aziende per fare i nuovi impianti, sicuramente la quantità di prodotto che avremo sarà maggiore. Un altro problema grossissimo è già emerso è proprio quello della propagazione. Perché non riusciamo ad andare a fare i nuovi impianti anche? Perché non abbiamo materiale, o meglio, il materiale c'è, ma tante volte non sappiamo dove andarlo a prendere. Proprio sugli innesti, Michele, dicevi anche tu, no? Che diverso più volte hai provato a farlo, però le rese quante sono state? Se puoi fare una stima su due piedi. Allora, per me è resa zero, ma anche se qualche innesto mi ha attecchito, come ho detto, però poi nel giro di pochi mesi si è seccato, insomma. Quindi io sto ancora provando, non so dov'è il problema, l'errore che faccio, lo faccio così per mio passione, perché vorrei riuscire. Ecco. Su tutti gli innesti che faccio non ho mai problemi, tutto va bene, il castagno non sono mai riuscito. Sono da tanti anni che provo e non sono ancora riuscito. Quindi ti attecchiscono poco, ma su tutte le varietà questa roba? Cioè, il tuo problema anche sugli innesti è... Ho provato diverse varietà, ma non sono riuscito. Ho provato quello bianco, la ciuffa, la murunizza e il muron. Anche la puccina. Però non... Però lo stesso non ti attecchiscono. Pratico che mi sia rimasto veramente qualcosa che produce a zero, insomma, per l'esperienza che ho fatto io. Tutto lì. Adesso vediamo. Papà, oggi c'è anche mio papà. Dimmi. E lui è un grande innestatore. Tata, tu quante piante di castagno hai fatto? E ti hanno preso quelle che hai fatto?
Ma di castagno anche sul melo tu hai fatto grossissimi lavori. Anche sui sì, ciliegio. Melo, ciliegio, però castagno no. Ma quella roba lì è un grossissimo problema, per dire. Per no? me è un problema... Per me è un problema di porta innesti, non è dell'innesto, eh. Il grosso problema è quello. Cioè? Secondo me dovresti fare prima il porta innesto, lasciarlo che faccia il suo corso, quando arriva a una certa dimensione fai l'innesto, secondo la mia idea. Cioè non puoi andare a fare l'innesti su un castagno vecchio, troppo giovane, dominante. Troppo vecchio. No, non andrà mai avanti. Però una delle opportunità in realtà che si stanno valutando è proprio di andare a gestire dei polloni, no? Sì, di però a fare questo... allora a quel punto lì devi eliminare tutta la pianta vecchia. Assolutamente, con la ceduazione. Se no, sì. non ti va avanti. Sì, sì. E poi devi avere tanta luce. Beh, la pulizia. Sì. Ovviamente. No, certo. Io dico la verità, uno dei problemi che avevamo individuato in realtà è appunto uno dell'attecchimento delle piante. Una questione che secondo me andrà approfondita è anche l'affinità tra porta innesto e varietà, perché potrebbe essere interessante, no? Capire se geneticamente ci sono dei problemi e come mai ci sono anche questi grossi calli, queste grosse difficoltà. Dall'altra, una roba che è estremamente collegata con l'abbandono dei territori è la presenza di animali selvatici, no? E, noi abbiamo visto lì, mi dispiace anche veramente che Michele Fabbro dell'Ersa sia impegnato in mille progetti e non sia riuscito oggi a collegarsi. Nei nuovi impianti uno dei grossi problemi era proprio la protezione degli animali, no? Quello c'è anche il rimedio. Certo, però sicuramente c'è. Però, Tata, tu concordi che se andiamo a proteggere questa roba qua e a creare i nesti nel modo corretto, riusciremo a fare nuovo materiale? O ci sono altri problemi oltre potrebbe, a questo? Potrebbe funzionare. Perché secondo me la pianta vecchia, adesso tutte le piante tendono a salire, sono molto in alto. Anche se sono state, diciamo, pulite, se tu vedi la pianta viva è in alto e sotto sono i polloni, insomma, certo. tutto va tutto su, assorbe tutta la sostanza sopra l'albero, quindi sarebbe detto eliminare la pianta, quel poco verde che è su, e puntare sui polloni. 3-4 per e poi vedi lì cosa il risultato. Se uno ti va uno su 4 ti prende, gli altri 3 li elimini. Secondo la mia. Sì. Grazie. Io adesso coinvolgerei uno dei due Mattei, potatori o grafigio o spina. Voi che avete girato un po' di castagneti, no? Sulla questione degli innesti, anche la vitalità delle piante, quanto può essere un problema? Ma intanto... Ne avete visti un po'? Sì, intanto buonasera a tutti. Allora, prima di risponderti alla tua domanda, io mi rifarei un attimino al discorso appena fatto. Noi abbiamo partecipato al progetto dell'ERSA, abbiamo tagliato proprio alla base 105 castagni di dimensioni varie, diciamo di diametro fra i 20 e i 40 centimetri. Proprio fatto il discorso di tagliarlo, aspettare che crescano sui polloni, quindi tagliato in gennaio, aspettato i polloni. Da questi polloni sono state, quando avevano più o meno diciamo qualche mese, sono state innestate con delle varietà fra, mi pare, Cannaluto, Bianco, Morone, poi c'era anche qualcos'altro, e avendo individuato tre zone nella cava di Clastra, dove c'è un castagneto che si estende per quasi 60 ettari,
e individuate tre zone, come si diceva prima, proprio tagliate le piante alla base per avere un sacco di luce. C'è anche la fortuna che tutta l'area viene sfalciata completamente, 60 ettari una volta all'anno, e quindi è proprio pulita sotto. Sono state i polloni, dopo che sono stati innestati, è stato tutto comunque recintato con reti in acciaio elettrosaldato, sia per gli animali sia anche perché ci sono delle pecore che stanziano nell'area. Io adesso non sono sicuro dei risultati, questo lo sa Michele Fabbro, di quello che è venuto fuori dopo. Ad ogni modo mi riaggancio al discorso di prima dicendo che è stato fatto proprio così. Mi pare di aver capito che i risultati sono stati per adesso sono buoni. Ecco, tante hanno attecchito e comunque c'era un buon materiale, ecco, come quantitativo di materiale ce n'era veramente tanto da poter utilizzare. E fatto sta che adesso il progetto lì continua. Non ho capito bene se stanno aspettando il rigetto di ulteriori polloni oppure basta così, ecco, insomma, questo è il discorso. Quindi, ma anche l'utilizzo delle capre, comunque, se sei stato ultimamente, ha dato un frutto positivo, cioè non hanno avuto problemi che le capre andassero ad attaccare le piante? Sempre con le protezioni? No, sono pecore, comunque si sa che anche pecore, scusa, sì. No, ma tutti i getti nuovi, le pecore sono morbide, quindi si mangiano anche i getti nuovi e... Sì, questo è risaputo. Ad ogni modo, si era pensato di mettere una semplice rete, avete presente di quelle in cantieri, quella rossa di plastica, ma si era visto che era una roba un po' impossibile, perché cosa vuoi, le pecore ti tiravano via tutto, quindi sono state fatte delle reti elettrosaldate da 1,20 x 1,20 m e sono stati recintati completamente questi alberi tagliati. Altra cosa sul taglio dell'albero, c'è da dire che è stato comunque disinfettato il taglio completamente, non solo sul cambio, ma completamente con rame e comunque olio bianco, insomma, sia battericida sia insetticida, ecco, diciamo. Ho capito. Marco, tu nella tua zona che hai innestato anche tu un po' di piante, no? Anche tu hai avuto questo problema qua? Cioè, secondo te, se andiamo a semplificare la questione di... Perché per dire, per noi uno dei problemi che è venuto fuori grosso è proprio anche trovare il materiale. Anzi, ringrazio anche pubblicamente Matteo Codermaz, Spina, che mi ha dato una mano proprio in tree climbing a raccogliere le marze per creare nuovi materiali, perché in effetti non la parte attiva è quella apicale ed è un grosso problema andare a trovare materiale utile poi per andare a innestare. La questione degli ungulati, cioè se noi andiamo ad agire su questi due punti qua, è sufficiente secondo te per migliorare la propagazione? O anche secondo te c'è un altro punto su cui, cavolo, che faccio danni, c'è qualcos'altro che possiamo fare anche per la tua esperienza? Beh, allora, per la mia esperienza devo dire che inizialmente è stato difficile anche per me con i primi innesti, perché dovevo andare anch'io sulle punte a reperire delle marze di un anno. La fortuna è che, siccome il mio castagnetto non era mai stato abbandonato, le piante sono mantenute abbastanza basse, quindi già con un'asta riuscivo ad arrivarci. Fatti i primi innesti qualche anno fa, e praticamente ho mantenuto delle piante molto basse, con delle branche molto basse dei nuovi innesti, che un po' ogni anno praticamente vado a raccogliere le marze da queste piante, che mantengo non per produzione, bensì per propagazione. Quindi queste branche più basse le poto di continuo, anche se non ho bisogno delle marze, in maniera che ogni anno le gettino, abbia sempre marze belle, fresche e
e adatte all'innesto. E poi, sì, è vero, gli animali selvatici sono un grosso problema. Io non ho risolto, ma cerco un attimo di tamponare con le reti, quindi pianto tutti i nuovi impianti che ho fatto, gli metto delle reti attorno di ferro, con dei 3-4 pali attorno alla pianta, mentre sugli innesti cerco di utilizzare o delle reti, quelle magari antigrandine, o reti insomma abbastanza leggere, in maniera da metterle sopra o legarle da qualche parte a rami intorno e anche lì difendere in quella maniera. Ovvio che recintare l'intero appezzamento sarebbe la soluzione. Poi, secondo me, c'è anche il problema della tecnica di innesto, perché io ho cominciato anni fa a innestare e nei primi anni veramente l'attecchimento era zero, cioè su 20-30 innesti che facevo non ne prendevo neanche uno. Poi ho cominciato a prendere appunti, ogni anno provavo una tecnica diversa, un modo diverso, una marcia diversa, ed è vero anche il fatto della compatibilità tra selvatico e le diverse varietà. Quella sì, ho visto che c'è differenza. Quindi sia con la tecnica di innesto, per esempio le tecniche invasive come lo spacco diametrale, l'ho abbandonato completamente, è inutile. Utilizzo ancora la corona e il triangolo, ma sono veramente... prendono perché attecchiscono, perché ho capito finalmente come far combaciare il cambio della marza e del portainnesto. Però il problema è che poi la pianta ci mette molto a cicatrizzarla, quindi intanto lo faccio su diametri molto ridotti, 3-4 cm non di più. E comunque, nonostante tutto, la pianta ci mette molto tempo a cicatrizzarla e il fungo riesce a entrare. Poi io per 2-3 anni continuo a spennellare dei prodotti a base rameica. Alcuni ce la fanno, alcuni non ce la fanno. Okay. Funzionano su alcuni, sì, alcuni muoiono lo stesso. E quest'anno volevo provare addirittura una tecnica che mi ha insegnato un anziano lì del mio paese. Secondo lui, con quegli attrezzi che si usavano una volta per levigare il legno, dovrei andare lì, scorticare completamente, togliere la corteccia, quella marcia, insomma, malorata, e spennellare con prodotto a base rameica, e lui diceva anche calce viva. Proverò, tanto non mi costa nulla. Beh, con un trattamento invernale, forse, anche la calce. Sì, anche, esatto. Potrebbe. Sì. Viene utilizzata anche su altri frutteti, no? Sì. Però vedi, qua, mio papà, tu e anche Michele, che sono quasi 3 generazioni, e tutte e 3 dicono che proprio la capacità dell'innesto. Tu hai presumo hai fatto formazione tua, cioè in casa, nel senso prova e riprova, informi. Hai fatto dei corsi di innesto? Sì, con Vita in Campagna. Praticamente ci sono dei corsi che vengono organizzati ogni anno, prima del Covid ovviamente, sono stati molto utili. Tanto che ho imparato diverse tecniche, le ho applicate su tutti i frutteti e mi prendono al 90-95%. Il castagno è una cosa completamente diversa. Cioè, è veramente... purtroppo a causa del cancro corticale, non per altro, non perché sia difficile far combaciare il nesto con il portainesto, cioè proprio per il cancro corticale. Nell'anno scorso abbiamo provato con l'ERSA, con Michele e Fabio, abbiamo provato una nuova tecnica, cioè quella della gemma. Gemma dormiente, gemma vegetante. Per il momento la gemma dormiente, abbiamo sbagliato il periodo l'anno scorso, l'abbiamo fatta troppo presto, l'abbiamo fatta sia in agosto, era troppo presto perché poi le ha bruciate, in settembre abbiamo visto che invece hanno preso molte di più, e quest'anno ho cominciato con la gemma vegetante. Per il momento vedo che avanzano bene, ma devo aspettare almeno giugno-luglio per poter tirare le somme. E quest'anno ho iniziato anche con la forbice innestatrice, che anche questa, essendo una cosa nuova, vedrò come andrà. Per il momento ovviamente il portainesto combaciano perfettamente, qui ovviamente l'ho fatto su diametri molto molto ridotti, quindi rametti di mano massimo. Vediamo come va. Ecco, sulla vite funziona da Dio, voglio vedere se funziona sul castagno. Però vedi, interessante, perché tu sei già partito da dei costi, perché uno dei 3 dei temi poi forti, a parte quello proprio del materiale, è che magari attraverso noi, appunto, tecniche anche appunto come quella che dicevi tu,
per l'ottenimento sempre di marce nuove, no? Di nuovi germogli, quindi destinare delle piante solo per quello, come ci aveva accennato anche Amedeo l'altra volta. Dall'altra parte magari ci troviamo il portainnesto perfetto, la marcia perfetta, ma se ci manca la formazione, questi piccoli accorgimenti tante volte non portiamo risultato, no? Quindi uno dei proprio dei temi era proprio relativo alla formazione in generale, non solo agli innesti, ma al contesto della castanicoltura. Un tema per dire quanto incredibile e fondamentale è proprio quello della concimazione, no? Esatto. Bruna, mi senti? So che ti sei collegata. No, non ci sente. Se no, vorrei che coinvolgere, se no, Marianna, anche tu. Eccomi. No? Buonasera. Ah, ecco, Bruna. Sì. Ciao, Bruna, buonasera. Ciao, sui vostri castagnetti, sì. Facevate concimazioni? Cioè, allora, sì. Sì? Sì, facevamo una volta all'anno. Con letame, cioè non con cime chimico, sì, sì. Con cime organico, mi sentite? Normale. Sì. Ecco, e quindi diciamo che alcuni nostri castagneti hanno tantissima, come posso dire, tanta roccia. Quindi appunto per quello approfittavamo per dargli un po' di spinta, no? Soprattutto per il periodo estivo, quindi mantenere il terreno un po', insomma, più concimato possibile, più vegetale, più, come si dice, più umido. Rigoglioso. No? Sì, sì. Cercare un pochettino di mantenere, sì, esatto. Sì, è mio marito che fa, quindi... Sì, sì. Non è un problema quello, ma il fatto secondo te anche di avere progettualità come quello che è stata messa in piedi con l'ERSA in generale, sì, quanto ha influenzato anche sui nuovi castagni o comunque sulla loro gestione? Perché uno dei problemi specifici, non dei problemi specifici, una delle cause principali del problema che era emerso è proprio la mancanza di formazione sulla castanicoltura. Confrontandomi anche con Massimiliano, il fratello di Marianna, ma anche con altre persone, è emerso forte questa questione, no? Che si agisce tanto per tradizione, però dopo su certi concetti ci sono mancati i corsi di potatura, ad esempio, no? O comunque di coltivazione. Secondo te ha influito, quanto ha influito anche il fatto di conoscere altre realtà, confrontarsi, avere il tecnico ERSA a disposizione? Perché... noi all'inizio abbiamo, ed è questo un problema, quello che è stato evidenziato come problema intermedio, abbiamo visto dello scetticismo anche nelle varie operazioni. Anche la questione, vedi, degli innesti sui vecchi polloni. Quanto ha influenzato l'esperienza tecnica, ma anche il confronto degli altri sul vostro castagnetto? E secondo te... questi tre problemi che abbiamo evidenziato, quindi la mancanza della formazione, che va dalla coltivazione, poi alla concimazione, ai trattamenti, agli innesti, il fatto che ci sono poche esperienze a livello locale, e il fatto se dovesse mancare questa collaborazione con l'ERSA, se risolviamo questi tre problemi, no? Riusciamo a risolvere il fatto dello scetticismo, quindi di aumentare la produzione. Allora ti spiego, per esperienza, diciamo, a livello familiare c'è sempre stata la paura di andare quasi quasi a toccare questi castagni, proprio perché erano ammalati, e quindi io in famiglia avevano potato alcune piante e probabilmente non erano state potate nella maniera corretta, e quindi prima di rigermogliare, eccetera, passavano anche 2 anni. Quindi cosa succedeva? Non c'era la produzione, ovviamente, e quindi sempre la paura di giusto pulire, però l'intervento sulla pianta era una cosa che veniva a mancare.
voglio dire, tutto quello che facevano su altre piante, che fossero ciliegi, cioè su altri tipi di frutta, non veniva fatto sui castagni. Quindi anche io personalmente mi sono sempre chiesta, ma è possibile, non c'è modo. Quindi secondo me bisognerebbe proprio, cioè, viene a mancare la cultura, cioè chi studia e ha fatto esperienza anche in un certo modo può comunque intervenire. Quindi noi, col fatto di avere comunque Fabro lì che ci ha dato vari input, sì, ci siamo, all'inizio eravamo un pochino anche scettici anche noi, ma sempre per paura di sta cosa, però vedo che comunque è un grosso aiuto. E anzi, mio marito per esempio va sempre, lui è più specializzato nella viticoltura, sì, quindi vigneti eccetera, mentre invece sul castagno è tra virgolette inesperto, cioè lui un innesto non l'ha mai fatto, e quindi si va e ci si informa, e secondo me bisognerebbe forse anche attingere fuori regione anche, cioè noi abbiamo l'ERSA, però ognuno di noi dovrebbe un attimino valutare, vedere nel proprio piccolo a livello familiare, cioè di recepire notizie e vedere cosa fanno, che ne so, tipo io ho avuto contatti lì con l'università piemontese lì, e hanno visto i nostri castagnetti e quindi hanno detto sì, che sono dei posti meravigliosi oltretutto, no? Io non sono mai andata in Piemonte a vedere come hanno loro, però insomma c'è, cioè, un tesoro da salvaguardare, e quindi siamo ancora nel momento giusto per poter intervenire e migliorare, e io spero insomma di aumentare questa conoscenza, ecco, proprio per metterla in pratica. L'ERSA è intervenuta sui nostri castagneti un anno fa, quest'anno hanno già rigettato bene in base alle potature, e hanno raccolto già le marze, e vediamo. Sì, invece volevo dire un'altra cosa, noi una ventina di anni fa avevamo provato a impiantare praticamente delle piante, cioè un amico aveva fatto degli innesti, e sì, sui, dunque il porta innesto era il nostro selvatico, sì, e le piante praticamente 5 anni rigogliose, belle eccetera, poi secche. Quindi non era un problema di innesto proprio, cioè la pianta era partita tutto ok, però probabilmente il porta innesto nostro, non so se è attaccato dal cancro, quindi finito tutto, ecco, volevo dire anche questa cosa. Che... Ascolta, approfitto sempre invece per passare a un altro tema, e prendo proprio la vostra azienda. Voi sareste disponibili a diversificare la vostra attività, risorse umane permettendo, tipo... sapendo com'è la situazione, ma tipo spingendo sulla zootecnia e prevedendo la manutenzione sulla zootecnia, oppure se rendendosi conto che non è fattibile di utilizzare appunto l'utilizzo della zootecnia per il mantenimento, cioè voi avete delle superfici già contigue, no? Perché tra casa vostra e l'altro pezzo sono già dei begli appezzamenti. Secondo te sareste disponibili, se ci fosse la possibilità, di integrarvi e di coordinare, di comunque collaborare con un'azienda zootecnica per il mantenimento? Allora, noi, ti spiego, noi in passato sui nostri castagnetti avevamo dentro i cavalli. Però i cavalli... Dei canotti? Avevamo un recinto, sì, perché... Eh sì, perché mio marito, cioè i suoi fratelli avevano i cavalli, ma avevamo i cavalli anche noi all'epoca, avevamo un po' più di tempo. E quindi, allora, succedeva questo, il cavallo ovviamente non ti mangia tutto, però concimava, e quindi andava bene. Chiaramente lo devi tirare via molto tempo prima, perché se tu devi fare la raccolta, sì, sotto deve essere pulito. Quindi anche il discorso che, sì, per la pulizia in sé, cioè che tu metta dentro pecore, che tu metta dentro, sì, altri tipi di animali, bisogna considerare che già
Già i primi di agosto tu non metti dentro nulla, perché altrimenti quindi, quando raccogli era prima, diciamo a giugno. Sì, cioè alla fine stavano dentro un periodo molto limitato. Però noi dopo invece dopo la raccolta si lasciava dentro e continuavano a mangiare e quindi ripulivano. Sì, c'era però un problema, dovevi pulire i ricci. Cioè, quindi la raccolta dovevi pulire i ricci e poi mandavi dentro il bestiame. Noi facevamo così, perché sennò il cavallo, il riccio, no. Certo. Quindi lì è da valutare e vedere, sì, non è che puoi mettere proprio tutto quello che... Però dipende, sì. Sì, sì, però può essere interessante anche la parte della concimazione, che in effetti non si faceva direttamente, ma perché veniva già fatto dal bestiame, no? Sì, i miei nonni ovviamente pulivano tutto, e però sì, si tagliava con la falciatrice e si portava dentro, avevamo le mucche, però si dava il pulito, però quella di lasciare sul posto, e poi le capre è impossibile, perché comunque cioè, le capre rovinano, raspano proprio tutto. Certo, noi certo. Le avevamo e non le mettevamo, e soprattutto ovviamente come dicevamo prima in base alle piante, no? Se certo, sono giovani certo. Però sì, lì è da valutare e vedere, ecco. Aveva perché alzato no. la mano comunque Matteo, perché no? Scusa, ho un po' di ritorno. Matteo Graffi, già avevi alzato la mano, poi cercheremo di velocizzare per non farvi finire alle 8 anche oggi, si spera. Sì, no, volevo fare una domanda, penso a Marco Donadel, che mi pare di aver capito che ha un sacco di esperienza per quanto riguarda i mesti, eccetera. La domanda è semplice: se vi porta innesto, per caso è stato micorizzato? Se sono stati inoculati dei funghi simbionti o un qualcosa del genere? Ecco, sì, allora colgo l'occasione perché volevo alzare la mano dopo anch'io. E sì, allora io nel 2019, stavo guardando prima le email, perché a me piace sperimentare, e non sono assolutamente un tradizionalista, perciò qualsiasi cosa che dovesse venire fuori, qualsiasi proposta di Michele Fabro l'ho sempre accolta. Questa l'ho trovata io, questa delle micorrize l'ho trovata io su internet. Praticamente c'è un'azienda, si chiama Micosat se non sbaglio. Sì, esatto. Ecco. E praticamente ho acquistato, sì, queste micorrize, ectoendomicorrize, che ho inoculato noleggiando una trivella. Ho fatto praticamente 4 buchi per pianta, quindi circa 70 piante, sono 280-300 buchi in tutto il castagneto, e in cui ho messo dentro, non mi ricordo quanti grammi, però erano contati per buco. Poi ho riempito con, se non sbaglio, era materiale organico, quindi probabilmente era, non mi ricordo se pollina o qualcosa del genere, insomma. E poi ho coperto. E devo dire che in realtà non ho visto nessun risultato. Ho capito. Purtroppo. E l'ho provato sia sulle piante secolari che quelle molto giovani. E devo dire, ho seguito tutte le istruzioni che mi ha dato il venditore, che tra l'altro le ho acquistate direttamente in azienda. E tutto ho fatto come avevano detto loro, il periodo giusto, la profondità, tutto quello che mi avevano detto l'ho fatto, però io non ho visto veramente nessun miglioramento. Quello che invece ho visto che migliora tantissimo la produzione è la concimazione organica con l'etame. Ma Marco, secondo te, tu faresti entrare un gregge nel tuo castagneto? Allora, è da anni che ci penso, e direi che sì, se riuscissi a recintare tutte le piante, quelle giovani e medio giovani, diciamo, perché anche le piante che alla fine hanno 15-20 anni potrebbero essere scorticate dalle capre, per esempio. Mm-hmm. Allora, se riuscissi a recintarle tutte, sì, volentieri. Perché una volta tutte le terrazze erano delimitate da dei muri a secco, che ormai sono cadute, sono stati coperti dalla terra, quindi non c'è più quel problema. Mio nonno aveva sempre le capre, c'erano due allevatori che portavano sempre le capre nel sotterraneo, circa un ettaro,
però lui si arrabbiava sempre perché le capre facevano cadere tutti i muretti a secco. Adesso, non essendoci più muretti a secco, io non avrei nessun problema. Ci sto pensando da un po', c'è una persona che nel mio comune mi ha proposto di mettere gli asini, e penso che se non è quest'anno, il prossimo anno lo farò. E Francesco, aggiungi, sul primo problema intermedio, il fatto della mancanza di concimazione nella causa del problema, colonna C. Non c'era. No, lì. No, qua. Però in realtà ce l'avamo qua. Attualmente annotiamo su un foglio, dopo quando facciamo il lavoro a casa. Io mi sto segnando da un'altra parte. Ok. No, ma però anche sempre Marco, io ti prendo come esempio, perché come castanicoltore hobbista, che però, ma chissà che un giorno non ci pensa bene. Tu che strutture hai o che attrezzature hai? Se ti ritieni come castanicoltore hobbista, ti ritieni una realtà abbastanza attrezzata? Perché so che hai fatto investimenti tu, soprattutto per il miglioramento. Sì. Allora, guarda, per quello che ho, per l'appezzamento che seguo, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Ho tutti gli attrezzi che mi servono. Ovvio che se qualora dovesse aumentare, e tra un po' di anni aumenterà di sicuro la produzione, perché con tutte le piante che ho innestato, quelle che ho piantato, ho praticamente non raddoppiato, ma ho aumentato di un buon 30% le piante, può essere che tra qualche anno avrò bisogno di un raccoglitore. Un raccoglitore meccanico. Poi dipende anche, perché adesso posso sfruttare l'aiuto, la manodopera di mio padre, mio zio, che mi danno una mano alla raccolta. In futuro potrebbe essere che si rendano necessarie altre attrezzature. Per il momento diciamo che ho tutto. Ovviamente ho... Non so se devo farti l'elenco, cioè ho due trattori, un trincia, uno spargilettame, spargiconcime. Per la raccolta ho acquistato dei raccoglitori, praticamente sono molto comodi. Sono come dei fusi, praticamente, fatti di fili di ferro, che sono distanziati circa 2 centimetri l'uno dall'altro e si utilizzano come dei rastrelli, si fanno rotolare per terra, si fa sopra la castagna, tac, la raccoglie, non bisogna neanche più abbassarsi. Ed è anche molto divertente, o addirittura tanta gente che sono viene su. Sono quelli tipo per le noci? Sì, esatto, sono noci, tipo frusta, no? Sì. Ok. Ecco. E quello lì ha praticamente semplificato la vita a molti, di quelli che vengono ad aiutare. Costo irrisorio, €20. Esatto. Ecco, io stavo valutando per la raccolta l'acquisto dei raccoglitori a spalla della Cifarelli, che vengono sui 800-1000 euro, che praticamente è venuto in mente perché... Un aspiratore. Sì, sono volontario della Protezione Civile e quando ci sono incendi, per fortuna io non ho mai spento incendi fino adesso, ma praticamente quando facciamo le esercitazioni abbiamo proprio quei soffiatori lì che funzionano sia da soffiatore che da raccoglitore. Basta invertire il moto. E sono andato a vedere proprio la Cifarelli, questa azienda, e produce proprio dei raccoglitori per nocciole, castagne, noci, eccetera. E sono molto comodi. Ovviamente possono raccogliere fino a, mi pare, 15-20 kg alla volta, però è comodo. Non costano poco e bisogna aggiungere anche il costo della benzina poi e della manutenzione. Però se il fatto, tipo, e dopo magari chiedo anche qua a Franco o qualcun altro, se tu avessi altre aziende con cui condividere quelle attrezzature lì, secondo te il fatto che ci sia una rete di imprese, un'associazione, una struttura come l'ASPO, no? che esegua l'acquisto e poi c'è la condivisione, ovviamente tutto regolato, mettendo veramente d'accordo e controllando la gestione, potrebbe migliorare la situazione? Secondo te c'è la predisposizione, c'è la possibilità di fare questi interventi? Perché uno proprio dei problemi, delle cause del problema è proprio che le aziende sono poco strutturate e per questo hanno difficoltà, no? Hanno difficoltà poi a strutturarsi, a fare investimenti. Certo, secondo me migliorerebbe la vita in maniera veramente importante, soprattutto perché alcune attrezzature tipo i raccoglitori meccanici si utilizzano solo in quel mese della raccolta, per tutto il resto dell'anno sono inutili, mentre per esempio un trincia
uno spargiletà, uno spargiconcime si possono utilizzare anche per altre coltivazioni. E un raccoglitore di quelli meccanici portati dal trattore o trainati vengono a costare dagli 8 ai 20 mila euro, dipende dalla tipologia. Ovvio che un'azienda come la mia non può neanche sognarselo. Un'azienda magari anche un po' più strutturata non riuscirebbe a permetterselo, ma magari un insieme, un consorzio di aziende di 5, 6, anche 10 se lo fanno senza problemi, perché alla fine riduci i tempi di raccolta a praticamente un'ora per ettaro, forse. Poi dipende da com'è la orografia del terreno, ma nel mio caso un'ora con il raccoglitore dell'ERSA ho fatto tutto. Quando invece ci metto a piedi con tutte le attrezzature, ci metto 3-4 ore. E quindi è ovvio che con un'attrezzatura così si renderebbe la vita molto più semplice a tutti. Assolutamente. Steph, io, giusto per dire, a Stregna in realtà quelle attrezzature lì ce le abbiamo da 10 anni, 15 anni, dal primo progetto Interreg. Come Razer, so che erano state fatte delle prove lì, no? Io... Allora, se posso, allora... sono troppo piccolo per ricordare. Col primo progetto Interreg Terra di Castagne erano stati acquistati due raccoglitori a spalla proprio della Cifarelli e dei soffiatori. Una volta acquistati dalla provincia e poi dati in comodato al comune. Per quanto riguarda invece l'argomento dei funghi, no, delle piante micorizzate, sempre nell'ambito del progetto, quella volta si era fatta un'analisi della presenza di funghi ipovirulenti all'interno del castagneto che andassero a combattere il cancro. E di fatto questi funghi erano stati selezionati sul posto, no, perché, come dire, sono ceppi di funghi che sono, come dire, localizzati e agiscono direttamente sulla popolazione, diciamo, cioè sul cancro che esiste in quel luogo, no? E lì, appunto, una volta selezionati questi funghi ipovirulenti, le piante malate di cancro, almeno alcune, insomma, si erano fatte delle prove, erano state inoculate, no? con risultati limitati al fatto comunque che la presenza del bosco e la pressione, appunto, del bosco vicino aveva portato a dei risultati parziali, ecco, diciamo, no? Io volevo ricollegarmi al discorso della formazione, no, di cui avete discusso prima e di cui avevamo parlato anche nel precedente incontro. Sì. Allora, io vi confermo che la Regione ha ancora attive le misure 1.1 e 1.2 del PSR, in particolare la 1.1 che è la formazione e la 1.2 che sono, diciamo, che è il coaching, quello personale, no, di cui abbiamo parlato già l'altra volta, e questo sembrerebbe, anzi è il momento opportuno per, come dire, proporre alla cordata delle strutture che organizzano questi corsi, se c'è appunto l'interesse, un corso specifico e dedicato alla castagnicoltura, perché siamo in fase in pratica di aggiornamento del catalogo formativo. Quindi in questa fase di aggiornamento vengono valutate anche le nuove iniziative. Quindi, come dire, sarebbe da, se appunto se c'è l'interesse, da stringere i tempi e presentare una proposta formativa a, diciamo, l'associazione temporanea di impresa oppure direttamente alla regione affinché venga valutata e poi possa essere inserita all'interno del catalogo. Ricordo che ai corsi possono partecipare tutti i proprietari di terreni, quindi potenzialmente anche io, che non ho una partita IVA ma sono proprietario di un terreno, se sono interessato alla castagnicoltura posso iscrivermi, no? Questa qua è una grossa opportunità, insomma, per far crescere questo movimento, di fatto, no? che stiamo verificando di settimana in settimana, che c'è su questo su questo tema. Grazie Steph, ma visto anche la tua formazione e il tuo, comunque la tua esperienza sulla questione delle aziende agricole e avendo anche tu delle UZE e delle pecore, no? Cioè, se noi andassimo ad agire integrando le varie, la questione della manutenzione, perché il lavoro grosso, perché bisogna dire che il lavoro grosso alla fine è lì, la pulizia e tutto quanto, no? E andando a strutturare una rete, comunque la condivisione, riusciremmo in modo parziale ad aumentare la produttività, cioè almeno a creare aziende più strutturate? Uno degli aspetti
chiave della, diciamo, della produttività, l'avete già detto, è la concimazione, quindi sicuramente la presenza zootecnica può dare un aiuto. Da lì a dire che la presenza zootecnica può aiutare ad aumentare la produzione, come dire, per affrontare in maniera diversa, ecco, il mercato, beh, insomma, secondo me i passaggi sono graduali, ecco, dal mio punto di vista. Quindi è molto importante l'impegno comunque di tutti i produttori e comunque il ruolo che l'associazione fondiaria adesso sta svolgendo di aggregatore delle superfici. E approfitto per darvi dei dati così, ma anche per avere dei numeri su cui ragionare, che può essere interessante, no? Allora, l'anno scorso era stata, come dire, fatta una richiesta alla Regione di avere alcuni dati aggregati, no? E per quello ci siamo attivati, abbiamo recuperato, come dire, abbiamo fatto un'estrazione delle superfici agricole utili, chiamiamole così, presenti a Sian sui comuni delle valli di Natisone e delle valli del Tore. Allora sono emersi dei dati molto interessanti, che meritano ovviamente un approfondimento. Allora, tanto per capirsi, le superfici agricole utili presenti a Sian vuol dire tutte le aziende agricole che sono dotate di un fascicolo aziendale e che dichiarano all'interno del loro fascicolo la loro consistenza e quindi le loro, diciamo, le loro coltivazioni, o perché fanno qualche domanda di, diciamo, di contributo sulle misure agroambientali o per altri motivi. Quindi è una foto, come dire, seppur parziale, abbastanza rappresentativa di quello che è, come dire, il tessuto produttivo del territorio, che va, in questo caso qua, da Taipana, tanto per capirsi, fino a Preporto. Quindi prendiamo le valli della Pisone e le valli del Torre, compresi Cividale e Tarcento. E che cosa emerge? Emerge per esempio che la superficie coltivata a melo totale, no? Diciamo in questo territorio dichiarata, ammonta circa 26 ettari. Mentre la superficie a castagneto, sullo stesso territorio, è pari a 79 ettari. Quindi, insomma, con dei dati, come dire, dei picchi anomali, se vogliamo, però, tanto per capirsi, nel comune di San Leonardo ci sono 23 ettari di castagneto dichiarati all'interno di fascicoli aziendali. Nel comune di Stregna ce ne sono quasi 9. Questi sono dati dell'agosto 2020. Chiaramente qui la parte del leone la fa la vite. Fa la vite perché si contano qualcosa come 1600 ettari, ecco, in questo territorio, appunto, per capirci. Ecco, giusto per avere, come dire, un quadro e delle proporzioni che posso condividere con l'associazione fondiaria, insomma, senza problemi, sono dati, diciamo, pubblici e che possono essere interessanti per fare dei ragionamenti, ecco, anche secondo me proprio sulle quantità che potenzialmente ci sono in gioco di castagne realmente, no? sul territorio. Grazie Stef. Catadi? Allora, niente, io vorrei intervenire sul discorso della consumazione, non tanto della consumazione, ma il discorso del fogliame e dei ricci. Adesso non so che esito ho avuto, io mi ricordo che ero piccolo, i miei facevano, e tutti del territorio, facevano questi mucchi di foglie e di ricci e bruciavano sotto i castagni. Adesso non so l'effetto che faceva il fumo alla pianta, al frutto, però so che usavano questo metodo qua. Quindi non so se è importante o meno, però mi ricordo di questi momenti. Sicuramente, perché diventa una fonte di inoculo minore, no? Marco, magari mi confermi anche tu. Il fatto di asportare ovviamente elimina tutte le spore. Tra l'altro, dell'inoculo, a fine mese verranno fatte delle prove proprio di inoculo con ceppi ipovirulenti con l'ERSA sul nostro territorio. E sarà interessante, secondo me, anche andare a individuare poi delle aree
estese su cui andare a senso andare ad agire, perché questo è uno poi dei temi fondamentali, capire dove andare a fare degli interventi che abbiano un seguito, che abbiano però, senso. Scusatemi, però c'era sempre il problema che le piante quella volta erano enormi, però basse. Sì, una domanda. Sì. Invece adesso sono tutte alte, che si sono portate, sono 20 metri. E il problema è quello. Sicuramente. Invece, visto che abbiamo già sforato da un minuto, vorrei cercare di chiudere il prima possibile, andrei avanti sul secondo grosso problema, che è quello della trasformazione dell'utilizzo della castagna, ma anche poi dell'intera forse filiera. No? Amedeo, sul tema proprio anche qua della pulizia delle ricciaie, no? Scusate che non era silenzioso. No, non si sentiva poco. Sì. Uno dei problemi che è emerso, no? Anzi, i problemi che sono emersi sono proprio che il frutto raccolto non è sempre gestito in maniera corretta, le tecniche tradizionali sono poco utilizzate, come proprio quella della ricciaia, no? Della conservazione. E soprattutto che non abbiamo valutato per adesso metodi di essiccazione moderna o comunque di utilizzo dell'essiccazione. Secondo te il fatto di utilizzare tecniche tradizionali anche per un'azienda agricola così ne vale la pena? Cioè nel senso è fattibile per un'azienda agricola, visto che tu comunque hai un'esperienza anche pratica, è una roba fattibile? È fattibile per quantitativi non esagerati, chiaramente. Cioè, nel senso che la ricciaia, tu sai che hai una percentuale di scarto comunque, te lo devi mettere in conto. E poi se le tecniche moderne sono i frighi, la conservazione sotto sabbia e quant'altro. Ma io, a parte questo, stavo ragionando prima con Luca, si parlava del cancro della corteccia di... Bisogna cominciare a capire un concetto. Primo, il fungo dove vive? I funghi vivono a livello del terreno e vivono in ambienti umidi, caldo-umidi. Quando ci sono annate caldo-umide con sbalzi di temperatura che vanno dal caldo all'umido con temporali frequenti e se il castagnetto è chiuso da altre piante, questo affatto non sussisteva 50 anni fa, cosa succede? Se avete l'immaginazione sviluppata, vi rendete conto che con l'azione lunare, che è l'azione lunare ha bisogno dell'acqua come veicolo di queste forze lunari. Quando piove tanto e poi viene caldo, poi piove, poi viene caldo, cosa succede? Che il livello del terreno si sposta, non è più dove noi abbiamo i piedi. Noi non lo vediamo, ma il fungo lo vede molto bene, perché lui percepisce il livello del terreno che non è più dove abbiamo noi i piedi, ma si è spostato di 1 metro, 2 metri, 3 metri più in alto. E questo si vede su tutti i fruttiferi. E qui cosa succede? I funghi agiscono, perché agiscono a quel livello lì, attaccano i frutti, le foglie, perché il loro ambiente non è più il terreno, si è spostato in alto. E quindi come si fa in modo per abbassare questo livello del terreno? Come sostanze naturali per abbassare questa azione dei funghi è una sostanza che abbia un alto contenuto di silice. E questa sostanza naturale è la coda cavallina o l'equisetto. Bisogna irrorare le piante con un depotto di molto concentrato di equisetto. Per quanto riguarda i funghi. Io che mi ricordo che mia nonna innestava, aveva un piccolo vivaio suo personale, e innestavano osservando attentamente il momento giusto, non tanto la tecnica, la spacco, corona e quant'altro, che è importante anche quello per l'amor di Dio. Però il momento giusto è fondamentale. Andavano quasi giornalmente, dico, a sentire, a verificare quando la pianta è in succhio. Mentre, diciamo così, una volta per innestare i fruttiferi c'era il proverbio che a San Giuseppe era il momento giusto, a marzo 19, quel periodo che va dal 15 al 25 marzo, un periodo migliore per gli innesti,
Per il castagno non è così, perché bisogna indovinare il momento giusto. In Friuli, in Sloveno, dicevano quando tu muovi la corteccia e senti che non è attaccata al fusto, c'è tanto, tanto succo sotto. E questo è importantissimo. Poi è importante anche l'affinità degli innesti, perché facevano delle buche, mettevano del terriccio con dei stecchetti di legno, in modo che questi, una volta marciti dentro, creassero dei canali per l'allargamento delle radici. E poi mettevano anche i gusci di uovo rotti. I gusci di uovo hanno un alto contenuto di calcio, che per la pianta all'inizio è molto importante. Per quanto riguarda invece la concimazione, se uno ha i terreni esposti a sud, quindi caldi, terreni caldi, l'etame di cavallo che ha la tendenza a scaldare, tra virgolette, a questa azione scaldante, non è molto indicato. È più indicato invece far brufolare, secondo me, un paio di maiali che hanno un concime altamente azotato, e si sa che nei castagneti rimane sempre una percentuale di castagne, di conseguenza se il castagneto recintato tu molli 4-5 maiali, quelli brufolano e concimano nello stesso tempo. Poi stai un momento a queste zollette a destra manca a spianare di nuovo, hai risolto il problema. Bisognerebbe fare degli esperimenti. Una volta non serviva concimare perché i terreni erano ricchi di sostanze minerali organiche. Adesso siamo a percentuali di humus che non arrivano neanche all'1%. Se andate a fare l'analisi dei terreni, sì, sono molto pochi, si può dire. Sono molto, molto. Una volta sfioravano il 20%, adesso se fai l'analisi non arrivano neanche all'1%. Quindi le ricciaie si potrebbe appunto seccare le castagne con dei graticci, far provare con dei graticci ambienti areati, tipo usavano i solai che avevano le finestre sotto le linde dove correva l'aria, e se uno non ha questi edifici da poter utilizzare deve creare lui dei tappari. Esatto, ma proprio qua Amedeo, è uno dei ragionamenti, poi le criticità, avevamo ragionato proprio che a livello delle Valentisone manca questa tradizione, anche nella dell'essiccazione e tutto. E lì due temi vengono fuori forti, secondo me. Uno proprio la possibilità di essiccare. Franco, Juraz, uno dei problemi che è emerso, non abbiamo valutato metodi di essiccazione moderna eventualmente integrati con altre produzioni agricole. La filiera del fieno, ad esempio, secondo te, che tu di fieno le macini all'anno, creare delle strutture anche per poterle poi, come dire, ammortizzare in modo congruo, utili sia alla castagna che al fieno, è fantascienza o è plausibile? E dopo mi collego, ma è alimentare queste strutture qua, se fattibili, con della biomassa da parte del castagno? Potrebbe essere interessante. E poi magari ci diranno due parole proprio Antonio Zambon, che in qualità di ex sindaco ha creato dei progetti sul teleriscaldamento. Un attimo, Franco, è fattibile? Antonio, sì. Aspetta, chi è? Ho il rimbombo, la connessione che parte. Facciamo fare prima un brevissimo intervento a Franco proprio sulla possibilità. Secondo te vale la pena, visto anche i cambiamenti climatici? Non so se le due cose sono compatibili, questo no? Ho qualche dubbio. Sicuramente il discorso dell'essiccatoio per la castagna è una cosa da pensare e da realizzare, perché è uno dei sistemi per poter mantenere un frutto che diversamente non ce l'abbiamo più di un mese. Quindi sarebbe una cosa molto importante da realizzare, da prendere in considerazione. Non so se è compatibile col discorso fieno, questo ho qualche perplessità. Bisognerebbe magari studiare. Perché sono due grosse necessità, no? Secondo me. Cioè,
sul lungo periodo anche la filiera del fieno avrà necessità magari pensare di strutture del genere, piccole, grandi, non lo sappiamo. Sì, ma per il momento la filiera del fieno non ritengo che abbia questa necessità. Diciamo che il clima del periodo della fienagione ti permette di farlo senza nessun problema. Poi vediamo che con le nuove tecnologie non si va neanche tanto a guardare che il fieno sia secco secco, perché dicono che seccare troppo il fieno vuol dire togliere tanta sostanza. E poi le mucche vengono foraggiate in maniera diversa, certo. La sostanza viene data da altri prodotti, non da quello che è il fieno serve soltanto per la parte del rumine e basta, certo. Non è come una volta che il fieno era il principale fonte di nutrizione, diciamo. Beh, come diceva Amedeo, potremmo pensare di fare degli integratori anche a base di castagna, no? Perché proprio ragionando anche nelle vari incontri, soprattutto nelle valli della Tisone, per mancanza di tradizione, pensiamo al prodotto, cioè alla castanicoltura per il prodotto finale castagna. Però diverse volte abbiamo ragionato anche con Stefano, io ho impostato un paio di discorsi anche con qualche impresa boschiva, proprio sulla risorsa legno, che è difficilissima nell'ambito della costruzione. Però per la questione del teleriscaldamento o comunque dell'utilizzo della biomassa può essere una grossa... un grosso input a livello locale, perché poi le quantità di castagno che abbiamo noi qua, o comunque di biomassa in generale, ce n'è molta. La professoressa Bassi appunto ci aveva sollecitato, ci aveva riportato l'esempio di Zambon, di Antonio Zambon, quale è sindaco, e magari se ti dice lui in due parole sull'impianto. Sì, è un intervento che abbiamo fatto, diciamo, conoscendo, avendo anche noi avuto il problema dell'abbandono del territorio, no? In qualche modo, chiaramente strutturato in modo molto diverso dal vostro, però ecco il problema dell'abbandono, quindi dei boschi, no? C'era un po' una cosa che si ragionava come recuperare questi paesaggi, se vogliamo dire, no? E poi, diciamo, facendo parte della rete comune di Alleanza delle Alpi, abbiamo visto come funzionano queste cose del Vorarlberg, che siamo andati a vedere lì questi impianti e abbiamo pensato in che modo si poteva recuperare. Chiaramente non avevamo noi la struttura l'avete organizzata voi, quindi abbiamo pensato che con i boschi ovviamente che abbiamo nella parte alta della montagna, lì ci sono delle imprese che prendono gli appalti e fanno fare questo tipo. E quindi tutta la legna che non risultava economicamente sostenibile veniva un po' cippata e abbiamo pensato che questo potesse essere un passo. Chiaramente prima di arrivare a questo siamo andati a vedere gli impianti, ci siamo rivolti ad AIR, che è l'Associazione Italiana delle Energie Agroforestali, no? E quindi ci hanno dato una mano nel costruire questo progetto e abbiamo visto anche degli impianti, fra cui uno anche dalle vostre parti, perché siamo andati a Borgo Modoletto, mi ricordo, no? E dove ci sono appunto delle aziende che portavano la legna appunto dalle valli del Natisone, no? Quindi c'era già una cosa che era partita. Poi abbiamo visto degli impianti anche a Monfalcone, in una scuola, però lì la legna la portavano dalla Carinzia, quindi per noi non era questo l'obiettivo. Per noi era l'obiettivo che lavorassero le imprese locali, e quindi alla fine siamo riusciti, diciamo, abbiamo fatto questo progetto che è stato un po' individuato come un progetto pilota. Ma per arrivarci a questo abbiamo coinvolto la popolazione, perché il finanziamento regionale non era sufficiente per far fronte agli impianti del genere e quindi bisognava anche metterci soldi come comune, e quindi se la popolazione ovviamente è coinvolta ne capisce il senso, e questo l'abbiamo fatto e abbiamo un impianto che funziona, no? Quindi funziona, diciamo che in questo momento riscalda 5 stabili pubblici, per cui c'è il municipio, sono le scuole, ci sono da parte degli ambulatori, poi abbiamo la biblioteca e uffici tecnici sono staccati, quindi diciamo questi edifici pubblici sono tutti riscaldati con l'impianto a biomassa trucciolato, con legna che viene, diciamo, da un territorio abbastanza vicino, perché il collegamento è stato fatto facendo appalti con aziende che portano legna dal territorio, non che venisse da chissà dove. Perché l'obiettivo... Impianto realizzato in che anno? Non so se me lo sono perso, più o meno.
nel 2005-2007, che abbiamo fatto anche nell'ambito poi della festa dei funghi, che è una festa, una grossa festa che viene fatta a Budò, abbiamo fatto un convegno anche grosso dove sono venute diverse aziende anche a portare i loro macchinari per vedere come si cippa, tutta una serie di condizioni che anche ovviamente è stato anche l'intervento da parte della regione, no? Nel sostenere questa iniziativa qui, è stata promossa. Ecco, la cosa ovviamente, poi dopo queste cose hanno bisogno del tempo per essere realizzate, no? C'era per esempio la parrocchia dove doveva riscaldare la chiesa, però la loro decisione è venuta quando ormai il progetto era avanzato, non si poteva più fare, però in realtà se non c'erano questi tempi tecnici si sarebbe potuto aspettare ancora un anno e riuscire anche ad arrivare a portare il riscaldamento della chiesa, ecco per dire. Quindi c'è la possibilità comunque anche adesso, l'impianto non è finalizzato a quei 5 edifici, ma ha qualcosa in più per cui possiamo collegare anche qualche casa privata al momento in cui questi dovessero decidere di... Ecco, quindi è una cosa, diciamo, che ha coinvolto un po' il centro del paese. L'impianto è situato anche in centro, non ha creato problemi, no? Perché appunto è la situazione sotto controllo di vari strumenti, insomma, quindi questo è. No, no, sicuramente un tema fondamentale proprio per diversificare poi anche la varia attività, integrare i vari aspetti, perché c'è l'aspetto paesaggistico che è importantissimo, no? E anche per noi, diciamo la verità, abbiamo ragionato tanto anche sul tema con Luca e con la prof, no? Sulla castanicoltura moderna, sulla castanicoltura tradizionale. In effetti il tema della castanicoltura tradizionale è molto forte a livello anche cioè, lo sentiamo proprio. Lo riteniamo una roba veramente. Cioè, se noi pensiamo alla castanicoltura adesso. Nelle valli del Natisone pensiamo ancora al vecchio, alla questione tradizionale. È vero che questo può essere veicolo poi di un aumento della produttività, ad esempio attraverso la castanicoltura moderna, e poi andare a valorizzare tutti i prodotti della castanicoltura, quindi andare a ragionare sui trasformati, andare a ragionare appunto sul legname. Una delle grosse problematiche che secondo me è emersa nei vari anni, non solo negli incontri, è anche proprio quello che non conosciamo intanto il potenziale di tutti i prodotti oltre a quello fresco. Quindi sicuramente qualche contatto con altre realtà sarà fondamentale. E poi non conosciamo il nostro prodotto. A livello locale ancora, secondo me, non distinguiamo le varie varietà. È una conoscenza che sempre di più si sta perdendo. Se non siete d'accordo, fate pure un fischio. Ma secondo me queste sono due grosse criticità che influenzano poi pesantemente su tutto il resto. Non so se c'è ancora Stefano Carde, qui non vorrei allungarmi più di tanto. Stefano, ci sei ancora? Sì. Un grosso stimolo potrebbe essere appunto mettere in contatto i vari GAL, no? Quindi utilizzare anche i fondi dei GAL per la cooperazione tra GAL. Questo secondo me potrebbe essere un grosso tema per creare delle reti, dei contatti di collaborazione proprio tra GAL a livello nazionale e anche internazionale. Mi sembra che ci sono dei fondi ad hoc per questo. Potrebbero essere sfruttati per queste dinamiche. Dico la verità da ignorante. Dovrei sì, sapere, ma faccio delle domande magari stupide e scontate. No, beh, diciamo che nelle strategie GAL c'è una dotazione obbligatoria legata proprio alla cooperazione tra GAL, e il tema della castanicoltura è un tema che insomma diversi GAL nel network della rete rurale nazionale ha sviluppato negli anni, insomma, ecco, qualcuno in maniera più strutturata, più in forma legata proprio alla produzione agricola, insomma alla produzione, qualcuno invece in forma più legata appunto alla preservazione delle tradizioni e alla valorizzazione del prodotto, insomma, no? Quindi, con diversi tipi di profili, ecco. Sì, sicuramente, chiaramente sono, siccome la strategia GAL, insomma, ha una durata temporale di 7 anni, poi chiaramente può essere, come dire, nella fase di implementazione può essere integrata piuttosto che aggiornata, però solitamente si cerca di avere una strategia iniziale, quindi adesso è un momento buono, insomma, per portare avanti questo tipo di istanze ed eventualmente
valutare insomma i lavori fatti a livello di rete lunare nazionale, ecco, per impostare una cooperazione. Ma secondo te le valli hanno il potenziale? C'è la possibilità di creare qualche collegamento con qualche altra rete? Io mi ricordo per esempio un GAL della Toscana che era venuto a parlare proprio un convegno a Pulfor sulla castanicoltura. Mi è rimasto impresso perché è uno tra gli interventi, nell'intervento appunto di questo funzionario, mi sembra che era del GAL, era stato quello di non investire solo in sentieristica, perché uno dei temi per dire che era venuto fuori anche qua era ok, il paesaggio dei castagneti non è valorizzato, però no, non sfruttate queste risorse solo in sentieristica perché non è sostenibile sul lungo periodo. Poi ovviamente secondo me ci deve essere un gioco forza, cioè ok, non possiamo investire solo lì, però diventa una questione fondamentale. Abbiamo visto l'importanza degli investimenti fatti a livello locale dopo sulla visibilità, comunque sulla possibilità di fruizione di questi luoghi per le persone. Sì, sì, diciamo che allora, come ripeto, abbiamo, l'ho detto l'altra volta, non conosco benissimo il mondo della castanicoltura, però così abbiamo dato un'occhiata, lo abbiamo fatto su Monte Amiata, esatto, nella zona tra Toscana e Lazio, e dipende insomma da varie cose, insomma lì mi sembra che abbiano fatto un progetto, cioè abbiamo avuto un approccio molto integrato tra GAL, comunità montana, tra più GAL, tra una comunità di montagne, insomma, province, quindi diciamo nel momento in cui si lavora in maniera integrata e multifondo sicuramente si riesce ad avere dei risultati diversi a livello poi di impatto, no, sul territorio, che poi si possono articolare in diversi tipi di azioni, no? Quindi sicuramente hanno fatto delle attività legate alla sentieristica, alla valorizzazione naturalistica, hanno fatto delle attività legate alla valorizzazione della castagna come produzione tipica, quindi nelle ricette, nel consumo, e poi hanno fatto degli interventi molto importanti dal punto di vista della produzione. Non c'era solo il GAL sicuramente, quindi se sia un approccio, se diventa un asset strategico, chiaramente ci vuole un approccio territoriale che vada, che comprenda anche un GAL, ma insomma che vada un po' oltre, ecco, questo un po'. Assolutamente, assolutamente. Io direi, sono le 8:05, ho già sforato come ogni volta, no? I temi bene o male sono stati affrontati. Io chiedo se ci sono delle ultime osservazioni, se qualcuno vuole ancora dire, sollevare appunto qualche criticità che secondo voi abbiamo dimenticato. E, se no, appunto, ci salutiamo, visto che si è fatta l'ora. Interessanti diversi stimoli. Per me sono venuti fuori diversi spunti da prendere, no? Da poter utilizzare in futuro. Anche robe che non conoscevo, dico la verità. Vai, Ivana, vai. No, volevo dire che se non c'è altro da aggiungere stasera, perché magari c'è la stanchezza, non finisce qui il lavoro, c'è la possibilità di intervenire anche le prossime volte, non è mai chiuso il lavoro. Assolutamente, assolutamente. Comunque un tavolo aperto, anche integrazioni, via messaggi, difatti per dire con alcuni ci siamo scambiati anche un paio di comunicazioni, un paio di messaggi proprio in questa direzione per rendere il lavoro più completo possibile per poter dopo affrontare no, il tema. Luca? Ma insomma, abbiamo visto che comunque stiamo strutturando, no, questo progetto qua. E per chi ha seguito i lavori che abbiamo fatto anche nei mesi scorsi con l'ASFO, insomma, magari si riconosce in qualcosa, no? E volevo solo fare una riflessione comunque sul fatto, ne parlavo qua con Amedeo, che è qui a fianco a me, di come probabilmente 50 anni fa questi scambi di esperienze che ci sono stati magari nella prima parte di questo incontro, di fatto venivano nei paesi, no? Ognuno faceva le sue considerazioni con i vicini e magari facendo gara, no? Adesso
ahimè, se non altro a livello a scala territoriale, diciamo appunto la scala si è ampliata, abbiamo visto, no? Un po' per necessità o per opportunità. Però credo che tutto sommato anche il confronto iniziale che c'è stato oggi soprattutto è estremamente qualificante rispetto all'attività che stiamo svolgendo. Perché sì, nel senso, credo che sia veramente una cosa, un'attività da svolgere in maniera periodica, no? E sulla questione degli innesti, sulla questione della concimazione, insomma, cioè, nel senso, sono tutte azioni che si parla. Qua con Amedeo stavamo immaginando anche un po' i metodi di raccolta, no? Cioè, nel senso, cosa può costare un'associazione fondiaria dotarsi di qualche aspiratore e magari di qualche piccolo varicello con una slitta per tirare sulle castagne a 2 quintali alla volta? Cioè, non è un problema. Varicelli portatili. Sì, insomma, sono tutte cose che comunque potrebbero contribuire in maniera abbastanza importante anche, no, a mantenere queste superfici. Comunque, dai, vi ringrazio. Grazie Luca. Sì, come è emerso sicuramente l'approccio collettivo, come in realtà era in passato, no? Il fatto di condividere la fatica, ma dopo anche le attrezzature e le strutture, diventa fondamentale per un territorio come il nostro. Proprio anche per mera economia, per ammortizzare poi i costi di queste strutture, no? E speriamo che dopo, anche a livello politico, come scelte, la montagna sia valorizzata, no? O comunque che ci sia sostegno a questa realtà, perché se sembra un mero costo, poi in realtà lo vediamo anche attraverso soprattutto attraverso l'attività dell'ASCO, questi diventano veramente interventi, investimenti importanti, perché è un investimento sul territorio, non è un investimento relativo all'attrezzatura, no? C'è tutto un seguito, i costi sociali che si riducono diventano importanti, no? Bene. Bene, detto questo, visto che come ogni volta abbiamo sforato, no? Sul programma, se non ci sono altri interventi o se no segnatevi, se vi viene in mente qualcosa durante la settimana scrivetevi. O scriveteci o vi scrivete su un appunto e sollevate e tiratemi le orecchie se ci siamo dimenticati, tirateci le orecchie se ci siamo dimenticati qualcosa. Bene, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie e arrivederci alla prossima settimana. Alla prossima. Buonasera. Buona serata, grazie. Buonasera, grazie.